Rispettate le regole anche nei piccoli gesti quotidiani, perché solo così la legalità potrà trionfare. Questo l'appello rivolto a 250 studenti dell'Istituto Superiore Saraceno Romegialli di Morbegno da Gherardo Colombo, che dopo aver condotto come magistrato celebri inchieste quali la scoperta della loggia P2, il delitto Ambrosoli, Mani Pulite e i processi Imi, Sir, Lodo, Mondadori, SME, ha tolto la toga per entrare nelle scuole ed educare i ragazzi di tutta Italia ai valori e ai comportamenti su cui si fonda la legalità. Dovete essere persone libere, oneste e usare il buon senso, ha ribadito nel corso della lezione speciale organizzata dall'Istituto Scolastico, dal Centro di Promozione alla Legalità in collaborazione con Coldiretti Sondrio. Io credo che sia assolutamente essenziale parlare con i ragazzi di questi temi, perché se non si riesce a capire il perché delle regole, a cosa servono, come influiscono sulla nostra vita, poi va a finire che non si osservano. Ma se non si osservano le regole massivamente, poi la giustizia non funziona. Se non c'è giustizia, poi il paese va dove va e lo sappiamo. Quali sono le prime regole da rispettare? Ma secondo me la prima regola da rispettare, la prima in assoluto, è quella di riconoscere gli altri, cioè riconoscere effettivamente la dignità degli altri e quindi garantire a tutti, sottolineo tutti, gli stessi diritti degli altri. La corruzione è tornata? Non se n'è mai andata. È finita Mani Pulite, ma non è finita Tangentopoli. Ma credo che sia evidente, no? Sai cosa succede in questo paese? Che ci si appiattisce completamente sulla responsabilità penale e è scomparsa la responsabilità politica, la responsabilità amministrativa, la responsabilità professionale, la responsabilità disciplinare e così via. Io credo che il penale dovrebbe essere riportato nei suoi ambiti. Non è che perché una persona non ha commesso un reato, allora va bene comunque. E noi dobbiamo riuscire a capire questo. I nostri studenti hanno bisogno di adulti di riferimento, di adulti significativi. Lui ha combattuto nelle aule di giustizia la corruzione. Gettatosi dalla magistratura, ha continuato la sua battaglia proprio incontrando gli studenti delle scuole di tutta Italia. Ad ospitare Gherardo Colombo non poteva che essere l'Istituto Saraceno Romegialli di Morbegno, primo presidio di Libera a livello provinciale. Dal 2017 siamo anche noi associati a Libera come istituto e condividiamo le esperienze, partecipiamo con i nostri studenti. Quest'anno siamo andati a Padova, lo scorso anno a Mantova per la giornata della memoria. In una società dove si vuole vivere con la legalità, bisogna che le regole siano sempre presenti e siano vivaci dentro la nostra società.